Questo TGDO è offerto da Nicolis Project, Experience the Future of Retail, da Costan, brand del gruppo Epta, da Bucci, Boost Your Business, e da Dermomed, nutre la tua pelle coccolandola. JP Morgan finalizza l'acquisizione di Pernigotti. Inaugura il parco commerciale Canova di Treviso. Chi sale e chi scende nel carrello di altro consumo. OVS porta avanti il piano di sviluppo di Gap. Valsoia esclusiva per i gelati Häagen-Dazs. Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna disponibile sui canali di Edizioni DM e dell'emittente Giornale Radio. Vediamo insieme anche questa settimana quali sono stati i principali avvenimenti nel mondo del retail e del largo consumo. JP Morgan ha firmato un contratto per aggiudicarsi Pernigotti e il closing è atteso per il 30 settembre. A farsi carico dell'investimento sarà il nuovo fondo Lindstone, che ha una dotazione di 2,4 miliardi di dollari di impegni verso imprese americane ed europee. L'accordo prevede la cessione dell'intero pacchetto azionario, nonché del patrimonio immobiliare, il cui pezzo forte è lo stabilimento di cioccolato di Novi Ligure, che la banca d'affari prevede di riaprire a breve termine dopo la chiusura avvenuta a novembre 2018. Ha aperto il 31 agosto il nuovo parco commerciale Canova, realizzato in seguito a un investimento di 30 milioni di euro. Motore della realizzazione è Gruppo Alì, socio Selex, con 117 punti vendita e un fatturato superiore a 1 miliardo di euro. L'operazione ha portato alla creazione di 200 posti di lavoro e si tratta anche di un positivo intervento di riqualificazione urbana che ha restituito alla cittadinanza un lotto di 50.000 metri quadrati. I nuovi edifici commerciali occupano il 30% della vecchia area dismessa da oltre un decennio, che offre molti servizi e occasioni di socializzazione. Il parco è improntato a scelte ecosostenibili. Pubblicata l'annuale inchiesta di altro consumo sulle insegne più convenienti nel nostro paese. In cima alla graduatoria troviamo due insegne di gruppo Selex, Famila Superstore e Doc. Per quanto riguarda i discount, al primo posto troviamo Eurospin, dove si risparmia fino al 16% rispetto al discount più caro, che anche quest'anno è Todis. Nelle prime 7 posizioni della spesa più economica in assoluto si posizionano solo discount. Ai primi posti Aldi ed Eurospin. Per quanto riguarda i prodotti a marchio commerciale, Carrefour sale prima nella graduatoria del 2022, sottraendo il posto a Conad. OVS ha acquisito i negozi standalone Gap presenti in Italia nel febbraio 2022, dopo aver siglato un accordo di franchising con il brand americano nel 2020, che prevedeva l'inserimento del marchio Gap Kids nei negozi dell'insegna di abbigliamento e la vendita delle collezioni Gap Uomo, Donna, Bambino su OVS.it. L'accordo ha l'obiettivo di accrescere lo sviluppo di Gap sui canali fisici e digitali nel nostro paese. Agli 11 negozi acquisiti si aggiungeranno tra settembre e ottobre 16 shopping shop all'interno dei negozi Coin di Roma, Milano, Como, Brescia, Firenze e Bari. È in corso la ricerca di una location anche a Milano. Valsoia ha perfezionato un accordo con General Mills International per la distribuzione in esclusiva sul territorio italiano dei gelati a marchio Häagen-Dazs. I gelati Häagen-Dazs, secondo le rilevazioni di mercato Nielsen, sono il marchio di gelato da sport numero uno al mondo, presente in più di 80 paesi. L'ingresso del brand nel portafoglio di Valsoia costituisce un ulteriore avanzamento nel percorso di crescita e consolidamento del gruppo, che già gestisce note marche leader di proprietà e brand in distribuzione. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna. Grazie! Questo
Questo TGDO è stato offerto da Nicolis Project Experience the Future of Retail, da Costam Brand del gruppo Epta, da Bucci Boost Your Business e da Dermomed Nutre la tua pelle coccolandola.